Chi di noi non ha un lato oscuro? Giuditta Rustica, giovane artista messinese ma che vive a Berlino ormai da qualche anno, lo sa bene e lo dimostra il Palacultura con una mostra creata dal progetto culturale Le Scalinate dell'Arte. Questi lavori raccontano tutto il vissuto, tutto l'inconscio collettivo, secondo me. Sono un po' i nostri compagni di classe, i nostri ex compagni di classe, sono parti di noi stessi, rimaste infantili, non bambini ma infantili. E sono chiaramente anche qualcosa che rispecchia un po' la mia umanità, ma quella di tutti, tutti si possono rispecchiare in essi, rivedere se stessi. Beh, sicuramente l'iconografia di questi lavori è molto particolare, è molto personale. Diciamo che ho avuto anche un po' di ritrosia a proporla a Giovanni Lucentini, che è il responsabile del progetto delle Scalinate dell'Arte, ma lui ha capito subito che al di là dell'apparente inquietudine, questi lavori hanno uno spessore sicuramente molto interessante. Sì, tutti, c'è una dark side, una parte oscura e anche una più luminosa. Io ricerco la luce, ma secondo me per arrivare alla luce a volte bisogna anche conoscere l'ombra. Uno scavo psicologico all'interno di uno studio personale sulla figura umana, ma anche a 360 gradi un po' rovistano nel ventre dell'estetica del nostro mondo contemporaneo. Scalinata dell'Arte, che cos'è? Le Scalinate dell'Arte è un progetto pluriennale che vede capofila il Comune di Messina, l'associazione di Project Partner, e si articola su una serie di attività e eventi che riguardano l'arte contemporanea in generale. Questo progetto vuole rappresentare, l'ho detto anche in altre occasioni, gli artisti e l'arte contemporanea messinese. Per me l'arte deve emozionare e deve far riflettere, per questo voglio fare riflettere in maniera forte, lasciare un segno. A questo punto non ci resta che andare al Palantonello a guardare un po' dentro di noi, sempre se ne abbiamo il coraggio.